Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, l'informazione libera della città. Beh, oggi la location è particolarmente ricca ed intrigante, ci troviamo nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto. Beh, abbiamo voluto scegliere, grazie all'amministrazione comunale, questa location per... perdonatemi l'immodestia, per festeggiare, diciamo così, un momento particolare della crescita di Polifemo. Infatti siamo su Sky, siamo su Viva l'Italia Channel, canale 879 della piattaforma Sky, il che significa che siamo visibili in tutta Italia, in tutta Europa, nel Nord Africa e nei paesi arabi. È stato un sacrificio, uno sforzo, però lo dovevamo innanzitutto a voi, amici telespettatori, e anche perché Polifemo non tralascerà mai certamente le vicende locali, perché Polifemo è ancorata nella realtà di Taranto, però daremo vita a tutta una serie di puntate in cui si spazierà su temi nazionali e non solo. Questa, la puntata di oggi, è dedicata come argomento la problematica dei diritti civili. Infatti il titolo, come vedete in sovraimpressione, recita «Diritti civili, problematiche a confronto». Un parterre di ospiti particolarmente qualificato, ognuno ha una sua posizione, ha una sua collocazione ideologica, ma il succo, il sale della democrazia è proprio questo. Andiamo subito a salutare gli ospiti. Intanto una new entry, perché Polifemo ha una dimensione nazionale, dicevamo. Abbiamo qui Marco Filippini, che è portavoce del Comitato Aria Nuova di Firenze per il Movimento Possibile, il movimento di Pippo Civati. Grazie Marco Filippini per essere venuto qui da quel di Firenze a Taranto. Poi presenteremo Marco Filippini. L'avvocato Gina Lupo, assessore del Comune di Taranto alla cultura e alla pubblica istruzione, nonché consigliere di parità della provincia di Taranto. E dulcis in fundo, last but not least, il professor Angelo Fiore, lui è componente della direzione nazionale dei popolari e liberali, l'area appunto che fa capo al senatore Carlo Giovanardi. E andiamo subito in medias res. Incominciamo da Marco Filippini, presentiamo Marco Filippini, lui è di Firenze, uno studente universitario, dicevo portavoce del comitato Aria Nuova di Firenze per Possibile, molto impegnato nella sua città per tante battaglie, ha portato avanti e sta portando avanti tante battaglie, è un volto nuovo, un volto giovane e la politica ha bisogno di linfa, di volti nuovi e capaci. E allora partiamo subito da Marco Filippini. È passato e trascorso un anno più o meno circa dalla manifestazione Sveglia Italia, che ha poi contribuito alla Cirinnà. Però la Cirinnà, la legge, è risultata mutilata, con particolare riferimento al discorso della stepchild. E allora Marco Filippini, intanto a beneficio degli amici da casa, cerchiamo un po' sinteticamente ovviamente di far vedere qual è la situazione a tutt'oggi dal punto di vista normativo e in che cosa è stata ravvisata da voi questa mutilazione della Cirinnà. Sì. Allora, prima di tutto mi presento, sono Marco Filippini, grazie dell'invito anzi. Grazie per aver accettato. È un piacere, senz'altro. Ho 25 anni, provengo da Firenze e faccio parte di Possibile, che è un movimento nuovo, orizzontale, con segretario Pippo Civati. È un partito che è nato da poco, siamo molto giovani, siamo in gioco, tra virgolette, da poco più di un anno e mezzo. Siamo un partito libertario, laico, e che siamo in prima linea su battaglie come per esempio i diritti civili. Battaglie che hanno come sfondo l'uguaglianza, uguaglianza che abbiamo anche infatti nel nostro simbolo, che è un uguale. Per quanto riguarda invece la domanda fatta da lei, Abate, lo Sveglia Italia, sì, è stata una manifestazione molto importante, molto sentita, tanto che non è stata una manifestazione limitata a una sola piazza o a un solo luogo, ma è stata una manifestazione che ha coinvolto
numerose piazze d'Italia, decine e decine di piazze e migliaia di persone al seguito, persone di tutte le età e di ogni genere. Un tema sociale infatti che non è sentito e non è stato sentito solo da persone omosessuali, ma anche da eterosessuali, perché è un tema di civiltà. È un tema di civiltà che ci vedeva e forse ancora ci vede fanalino di coda in Europa e non solo. Con la Cirinna si è effettivamente cercato di colmare un vuoto legislativo che c'era. Tuttavia, per motivi insomma, che noi sappiamo proprio dal punto di vista politico, la legge che prevede la possibilità di unirsi civilmente da parte di due persone dello stesso sesso e poi ha un secondo capo più piccolo che invece disciplina le convivenze, ha il forte limite di essere stata mutilata in due temi principali. Il tema dell'obbligo di fedeltà, che è un tema molto tecnico e spinoso e forse sarebbe più in grado di affrontare un'avvocatessa come Gina Lupo, e invece l'importantissimo tema della stepchild adoption, che è questa parolina inglese che ha creato numerosi problemi, che in realtà non significa nient'altro che adozione del figliastro, ovvero la possibilità di poter adottare da parte del genitore tra i due non biologico il figlio dell'altro genitore biologico. E questo è un tema di civiltà, perché si tratta di ragazzi, di bambini, molto spesso in realtà sono cresciuti, quindi ragazzi, che sono già nati, che quindi già ci sono. Ed è curioso che sia venuta fuori la polemica legata al tema della gestazione per altri, volgarmente detta utero in affitto, però non mi piace molto la parola utero in affitto, perché le persone non si affittano le case, si affittano le automobili, ma non le persone, quindi il termine tecnico è gestazione per altri. È curioso appunto che sia venuto fuori questo tema, perché è un tema che non c'entra assolutamente niente. La gestazione per altri in Italia è illegale, resta illegale e sarebbe rimasta illegale anche con le stepchild, quindi non ha niente a che vedere. Come se non bastasse, la gestazione per altri, che in alcuni paesi effettivamente è legale e che effettivamente in alcuni paesi rappresenta uno sfruttamento, è utilizzata da più dell'80% da coppie eterosessuali. E la cosa curiosa è che nei paesi in cui vengono sfruttate le donne, che sono molto spesso anche paesi più arretrati del nostro, la pratica non è concessa alle coppie omosessuali, quindi è molto curioso questo tema legato alle stepchild. Poi magari lo approfondiamo in seguito. Bene, passiamo all'avvocatessa Gina Lupo. Intanto, così, lei svolge il ruolo di consigliere di parità della provincia di Taranto. Ecco, il suo ruolo istituzionale rispetto a queste evoluzioni normative. Ripeto, considerate da alcuni sufficienti, da altri soltanto così un piccolo punto di partenza, ma non certo di arrivo. Filippini poi faceva riferimento al discorso dell'obbligo di fedeltà. Anche su questo tema potremmo ritornare, un obbligo di fedeltà che sembra un po' più attutito, diciamo, un po' più scolorito rispetto al passato. Ma intanto parliamo di questa problematica vista dall'angolo visuale della consigliera di parità. Bene, intanto mi piace molto che il giovane studente abbia preso a riferimento questa cosa in particolare, però occorre un attimino sgomberare il campo, per chi poi ci segue a casa non è avvezzo, no, ai termini magari giuridici, e fare un piccolo escursus storico, Luigi, perché torniamo un attimo indietro. Intanto noi diciamo, noi giuristi che ci occupiamo della famiglia, noi diciamo che il legislatore arriva sempre tardi, cioè spesso è la società civile che chiede il cambiamento, il legislatore si adegua a quello che è il cambiamento chiesto dalla società civile. Del resto l'abbiamo visto negli anni 70, quando scesero in piazza per chiedere il divorzio, e in Italia ci fu un fronte compatto per chi voleva il divorzio, perché non aveva, c'è stato anche addirittura un referendum. Furono le femministe che chiesero di far venire meno quella indissolubilità del matrimonio che sembrava essere minata proprio dalla legge sul divorzio. Ora dobbiamo sgomberare intanto il campo tra matrimonio e convivenza. Per secoli il matrimonio è stato considerato luogo sacro di rispetto reciproco di diritti e doveri ben precisi. Già Napoleone nel suo codice
Napoleon raccontava che dei concubini non me ne occupo, i concubini non rispettano la legge e la legge non si occupa del concubinaggio, perché addirittura le convivenze, cioè tutte quelle unioni affettive al di fuori del matrimonio ufficiale, erano considerate concubinaggio. Questo te la dice lunga del fatto che persino Napoleone voleva un matrimonio forte, fondato sul padre, che era un po' il padre padrone all'interno della famiglia, che doveva far sì che si rispettassero i diritti e i doveri reciproci. Ora, quando questa indissolubilità è stata poi colpita dalla legge sul divorzio, abbiamo avuto due fronde: chi desiderava sancire la propria unione sentimentale con dei diritti e doveri precisi sceglieva il matrimonio, chi invece voleva un rapporto libero sceglieva la convivenza. In realtà la convivenza è proprio connotata, se mi consentite, da questa libertà, cioè tu convivi con una persona che ami assumendoti il rischio che la mattina dopo questa persona ti dica: guarda, non ti amo più, arrivederci e grazie, cambio casa e me ne vado. Diverso è il rapporto per chi invece fonda la sua unione affettiva sentimentale da un matrimonio con consapevolezza di aver detto sì, un sì contrattuale al rispetto di quei diritti e doveri derivanti dal matrimonio. Quindi abbiamo il tempo, lo dico per il collega Filippini, a modificare, perché poi occorre anche un minimo rodaggio, no? Nell'ambito dei rapporti affettivi e familiari. Veniamo adesso all'obbligo di fedeltà che voi avete nominato, che effettivamente ha avuto un'evoluzione. Se tu pensi che l'obbligo di fedeltà in qualche anno recente era più connotato in maniera sfavorevole per la donna, cioè lo dico per i telespettatori, la donna poteva, il marito poteva tradire, non commetteva neanche reato, se la donna commetteva un tradimento era adulterio ed era anche un reato penale. Questo non succede 100 anni fa, succede pochi anni fa nel nostro codice penale, tant'è che il marito commetteva lo stesso reato se portava la concubina in casa. Cosa molto rara, perché chi si porta la seconda donna in casa? Però la donna veniva arrestata, tu ricorderai anche casi di cronaca molto importanti, tipo Sofia Loren che sposò Ponti, che era già sposato, Ingrid Bergman con Rossellini, che a sua volta sposato, cioè la donna che si intrecciava una relazione sentimentale con un uomo sposato o comunque con un uomo che aveva famiglia, veniva addirittura additata dall'opinione pubblica. Ne abbiamo fatti adesso passi da gigante, di adulterio si parla sia per l'uomo che per la donna, ma nelle aule del tribunale, voglio sfatare il mito, non è che si considera la violazione dell'obbligo di fedeltà come non esistente più, attenzione, ma si chiede la connotazione del tipo di tradimento, cioè mi rendo conto che sono concetti giuridici, quindi cerco di estrinsecarli nella maniera più semplice possibile. A beneficio, cioè non basta dire che l'unione matrimoniale è venuta meno perché c'è stato un adulterio, ma occorre dimostrare che quell'adulterio è stato causa della fine del matrimonio. Cioè voi sapete bene che quando due persone si separano, sia che siano sposati o no, sono in una fase di crisi che non nasce dall'oggi al domani, quindi il tribunale va a vedere, in tribunale andiamo a vedere se quell'adulterio è stato una conseguenza di una crisi già in atto, di una sfiducia, di una mancanza di amore dall'uno e dell'altro, che poi ha portato la moglie o il marito a guardare altrove, o proprio è stato causa effettiva della fine dell'unione. Quindi c'è una sorta di ammodernamento, diciamo, nei tribunali nell'ambito della fine del matrimonio, soprattutto per l'addebito. Esiste ancora l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, che viene sanzionata in casi gravi proprio con l'addebito nei confronti di chi lo commette. Passiamo al professor Angelo Fiore, come ha detto, componente della Direzione Nazionale dei Popolari e Liberali, l'area di Giovanardi. La posizione sua e del movimento cui fa riferimento, avete in un certo qual modo sopportato, mal digerito il discorso delle unioni civili, e poi c'è stato un no secco alla Cirinnà e l'avversione verso la stepchild adoption. Quali sono le ragioni alla base di queste posizioni abbastanza ferme e dure? Dunque, innanzitutto occorre precisare che non vi è da parte dei popolari liberali e comunque da parte dello schieramento che ha osteggiato in Parlamento l'approvazione del decreto Cirinnà così come era stato formulato 2 anni fa, non vi era una pregiudiziale a prescindere. Ci rendiamo conto che la società si è evoluta, ci sono dei cambiamenti di cui non si può non tener conto, e quindi è giusto che la legislazione si adegui a quelli che sono i cambiamenti. È chiaro che inizialmente mal sopportavamo l'idea
che potesse entrare nel nostro ordinamento un istituto giuridico nuovo di portata tale da stravolgere la cultura e la morale del nostro popolo. Così come era formulata il vecchio decreto, la prima formulazione del decreto Cirinnà, prevedeva appunto due istituti forti, quelli dell'adozione da parte delle coppie omosessuali e quella dell'obbligo di fedeltà. Due istituti, uno quello dell'obbligo di fedeltà, che sicuramente è previsto nel codice civile, nel diritto di famiglia, l'articolo 143 del codice civile prevede appunto l'obbligo di fedeltà, ma siamo in una visione diversa dei rapporti, appunto nel rapporto di matrimonio, così come è inteso nella nostra Costituzione. Il matrimonio è quello che si celebra fra un uomo ed una donna che formano una famiglia e quindi mettono al mondo dei figli. Ed a proposito dei figli, nasce la nostra opposizione nei confronti di quell'articolo, l'articolo 4, che prevedeva appunto l'adozione da parte del convivente, o meglio dell'altro soggetto della coppia omosessuale, dell'adozione del figlio dell'altro componente la coppia. Noi a questo abbiamo posto le nostre rimostranze, ci siamo opposti, noi voglio ricordare le battaglie fatte nei Family Day che hanno dimostrato una opposizione non di un gruppo politico, ma l'opposizione della stragrande maggioranza del popolo italiano. Non è possibile pensare, l'amico Filippini introduceva il problema dell'utero in affitto cosiddetto, e quelle adozioni, il pericolo che noi paventiamo, ma non che paventiamo, che poi di fatto si è verificato, è stato quello proprio dell'acquisto, a ragione, non dell'affitto, dell'acquisto da parte di chi ha una capacità economica, dell'acquisto del corpo di una donna perché abbia 9 mesi di gestazione nel suo grembo, porti avanti questa gravidanza di un figlio non suo, che allatterà poi per i primi 3, 4, 5 mesi, il periodo per il quale di svezzamento, e poi questo oggetto, che questo oggetto viene dato ad una coppia estranea a quella donna, che così viene violentata 2 volte. Viene violentata nel suo stato di bisogno, perché è chiaro che chi accetta una situazione del genere non lo fa certamente per amore, ma lo fa per uno stato di bisogno. Viene violentata la prima volta per lo stato di bisogno, viene violentata ancora di più la seconda volta, allorquando le viene staccato questo oggetto che, ripeto, non è un oggetto acquistato da chi ha del denaro per poterlo acquistare, ma è il figlio di una persona che per 9 mesi lo ha portato avanti. Ok. Filippini, vedo che lei dissentiva. Fiore, una piccola cortesia giusto per stemperare. Se tocca troppo la penna, no, poi c'è il ritorno in cuffia. E perderemo... La tengo per appunti. No, queste... No. Allora, vedevo Filippini che sentiva con lo sguardo, ecco, quali i motivi di opposizione rispetto a quello che diceva Fiore? Sì, ci sono degli errori concettuali. Prima di tutto, la cosa non si è verificata, perché in Italia è illegale la gestazione per altri e continua ad essere illegale anche dopo la Cirinnà, e sarebbe rimasta illegale anche dopo la stepchild. Ciò non vuol dire che in altri paesi sia legale, ci sono poi diversi tipi e diversi modi di attuarla, nel senso che in alcuni paesi è utilizzata anche a scopo di lucro e quindi c'è una maggiore possibilità di sfruttamento da parte della donna, in altri paesi è invece soltanto a titolo gratuito, in altri paesi ancora ci sono entrambe le situazioni. Questo significa che due persone, una coppia, a volte anche single, perché in alcuni paesi è permessa anche single,
possono semplicemente prendere, andare in un altro paese e fare ricorrere a questa pratica. Quindi questo, la legge Cirinnà non ha in nessun modo incentivato questo, la legge Cirinnà ha soltanto permesso di regolamentarizzare dal punto di vista legale delle coppie e dei figli che già ci sono e che molto spesso provengono da precedenti relazioni eterosessuali. Figli che vengono sicuramente sostentati, ai quali vengono comprati libri, vengono portati a fare sport, eccetera, eccetera, anche dall'altro genitore, che però, non è riconosciuto legalmente se non nei singoli casi, questo potrà confermare l'avvocatessa, dai tribunali. Quindi si tratta soltanto di regolamentarizzare una situazione che c'è già, e anzi si tratta di dare la possibilità a dei genitori, che di fatto sono genitori, di poter andare a prendere il figlio a scuola, di poterlo assistere in malattia all'ospedale, di potergli firmare le giustificazioni a scuola e di poter fare una serie di cose di vita quotidiana, che sono cose piccole ma che sono comuni e che succedono ogni giorno, che altrimenti gli sarebbero precluse o che altrimenti non sarebbero precluse nel caso di singoli interventi da parte appunto dei vari giudici. Poi Filippini, una cosa... Prego. Detto questo, io cito un esempio, si parlava di sfruttamento delle donne, ora non c'entra assolutamente niente con la Cirinnà, ripeto, in Australia, in alcuni stati dell'Australia, succede così. In pratica in Australia la gestazione per altri è legale, quella non retribuita, okay? Quindi non c'è lo sfruttamento, quindi la donna si presta volontariamente alla pratica. E cosa succede? Succede che se una coppia australiana, in alcuni stati, mi sembra il Queensland per esempio, non in tutti, va all'estero a ricorrere alla gestazione per altri dove è retribuita, commette reato. Quindi è un esempio però per far capire come in alcuni stati regolamentarizzano e cercano di porre un rimedio all'idea dello sfruttamento. Il fatto che questa pratica ci sia è innegabile, la scienza ha fatto dei passi avanti e nascondere il dito e negare che ci sia non significa che le persone non possono comunque ricorrere ad essa. Bene, incombono gli obblighi pubblicitari, al rientro ritorneremo sull'argomento con l'avvocato Gina Lupo e con il professor Angelo Fiore. Qualche minuto per gli obblighi pubblicitari, a tra poco, non cambiate canale. Rieccoci, seconda parte di Polifemo, siamo nella splendida location del Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto. Ringraziamo l'amministrazione per averci concesso la sala, stiamo parlando di un argomento particolarmente importante, quello del riconoscimento dei diritti civili, problematiche a confronto. Lo ripeto, l'ho detto già all'inizio della trasmissione, abbiamo voluto fare le cose in grande, festeggiare, tra virgolette, un evento che ci inorgoglisce, siamo sul canale 879 della piattaforma Sky. Visibili dunque in Italia, in tutta Italia, in tutta Europa, nei paesi arabi e nel Nord Africa. Polifemo cresce, Polifemo vuole avere un respiro anche nazionale. Ritorniamo al tema conduttore della puntata. C'è stata la replica di Marco Filippini rispetto a quanto detto dal professor Fiore, rispetto al no dei popolari e liberali, e alla Cirinnà e quindi al discorso della stepchild, una posizione abbastanza forte, diciamo ideologizzata. Avvocato Gina Lupo voleva dire qualcosa e poi magari mi piacerebbe anche, poi magari ne parleremo anche, ma magari in un secondo appuntamento, in un secondo momento, il discorso dell'omofobia, ma è presto, parliamo di replica, precisiamo. In maniera molto chiara che il fatto che l'Italia, anche con molto ritardo rispetto agli altri paesi europei, abbia voluto regolarizzare le unioni civili è indubbiamente un passo di civiltà e su questo io andrei a dirlo senza se e senza ma. Perché i problemi concreti, vedi Luigi, ci sono sempre stati. Tu pensa che quante volte io mi sono occupata, vi faccio l'esempio concreto, di una signora che magari convive col suo convivente, che lo ha accudito, lo ha abbadato a lui, magari lo ha assistito anche durante la malattia. Per ideologia non si sono mai voluti sposare o perché non potevano sposarsi, magari tutti e due erano separati, però
con la tranquillità questa persona si è dedicata a quest'uomo, faccio l'esempio più banale, a quest'uomo per anni. Quest'uomo si ammala, va in ospedale, bene, e può accadere, ed è capitato, che questa signora, che è stata compagna di vita per anni di quest'uomo, non si trovi ad essere ammessa neanche nell'ospedale perché non è parente. Questi sono fatti concreti che mi hanno visto intervenire come avvocato o in una clinica, perché magari i figli di questa persona, che per anni se ne sono disinteressati perché tanto c'era la compagna che ci badava, sentono odore di eredità, intervengono e dicono all'ospedale: i figli siamo noi, questa persona deve essere mandata via. Ed effettivamente abbiamo avuto dei casi in cui è stata mandata via, ci sono state persone che non sono state messe fuori casa senza avere la possibilità neanche di prendere i propri abiti. Quindi essere arrivati al punto di dare una legalità a queste situazioni, che sono molto più diffuse di quelle che voi pensate, perché sia l'ammalato ha diritto di essere assistito dalla persona che ama, dalla persona che le è stata a fianco, ma anche la persona che l'ha assistito ha diritto di poter dire la sua sull'amministrazione del denaro, eccetera, è un atto di civiltà giuridica molto importante. L'Italia in questo è arrivata ultima in Europa. È chiaro che se nel momento in cui noi diamo una legalità all'unione civile non possiamo discriminare le unioni civili che ci stanno bene per ideologia o che non ci stanno bene, è chiaro che dobbiamo consentire anche a due uomini di legalizzare la loro unione e anche a due donne di legalizzare la loro unione. Non sarà il matrimonio tradizionale e convenzionale, ma sarà un altro tipo di unione che, come diceva appunto Filippelli, merita tutto il riconoscimento di tutti i diritti. E se qualcuno vuole che ci sia un impegno sancito dalla legge anche alla fedeltà, magari perché no, perché è giusto che l'impegno sia al mille per mille, che non riguardi soltanto gli sposati, perché guarda, la fedeltà in realtà è qualcosa che riguarda l'impegno di amore, l'impegno di amarsi senza no sviare da questo, e comporta anche delle conseguenze. Quindi io credo che questo ci sia. Poi, come ha detto lui, non facciamo falsi problemi, perché appunto il problema dell'utero dell'affetto è stato superato e è reato in Italia. Poi io ricordo anche a chi gridava allo scandalo, perché che non si sono però scandalizzati quando tante donne si offrono per la strada e offrono il loro corpo per la strada. È la stessa cosa di una donna che si offre per fare una cosa diversa. Però voglio dire, è un discorso molto ampio che deve essere attenzionato e con molta calma quando parliamo di disposizioni del corpo. Successivamente poi parleremo anche le unioni civili, fino a che punto possono essere, lo abbiamo detto già all'inizio, sufficienti o meno. Filippini faceva riferimento all'inizio, diceva vabbè, ma questo è solo così un primo passo, un riconoscimento, però è un riconoscimento, loro puntano giuridico al discorso del matrimonio egualitario, ne parleremo fra poco. Fiore voleva dire alcune cose. Devo rintuzzare quanto detto dall'amico Filippini in ordine al fatto che in alcuni paesi, citava l'Australia, vi sia la possibilità da parte delle coppie di usufruire a titolo gratuito del corpo di una donna per poter mettere al mondo un figlio. È una affermazione che penso lasci il tempo che trova e che non sarà accolta da nessuno quale fonte di verità, in quanto ritengo impensabile che una persona qualsiasi, in questo caso la donna, possa mettere a disposizione il proprio corpo per la gestazione di un figlio e poi farsi strappare questo figlio dopo averlo avuto in grembo per 9 mesi e per averlo allattato. Penso che ciò non possa essere vero, che poi ci sia una forma in base alla quale si dice lo fate a titolo gratuito, quindi la legge ve lo consente. Questo è un altro aspetto che noi contestiamo, però preciso. No, voglio però aggiungere, io ho detto che nei fatti si è verificato l'utero in affitto da parte di coppie omosessuali. Non volevo entrare nello specifico né fare nomi, perché è antipatico farli, però ogni tanto sono fatti di cronaca, quindi si possono anche ripetere. E voglio ricordare il nostro ex governatore della regione, Nichi Vendola. Ma penso lo sappiano tutti, che ha un figlio che è nato a seguito appunto della possibilità offerta in paesi lontani di acquistare questo prodotto
da una donna che si è resa disponibile. Riguardo poi al fatto della quello che dice l'avvocato Lupo circa lo sfruttamento della donna, beh, noi siamo contro lo sfruttamento della donna, a 360 gradi, e non siamo mica d'accordo sul fatto che le donne stiano a vendere il proprio corpo per strada, siamo contrari, ben vengano le leggi, ben vengano i divieti, ma questo non significa che se uno ruba dobbiamo legalizzare il furto, significa che dobbiamo normare il furto e quindi sanzionare il furto. Per cui sulla questione delle adozioni dobbiamo andare molto cauti, non possiamo consentire, o meglio, è la legge italiana che non consente l'adozione da parte di soggetti uniti civilmente, due soggetti dello stesso sesso, perché voglio ricordare giusto un articolo sulle adozioni che parla appunto che alle adozioni possono accedere le famiglie formate da un uomo e da una donna, lo dice proprio la legge sulle adozioni, l'articolo 3 se non sbaglio delle cose, per cui dico non è una invenzione dei popolari liberali o dei family day, ma è proprio previsto dalla legge sulle adozioni, articolo 6 per la precisione, titolo secondo, l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere luogo negli ultimi 3 anni separazione personale neppure di fatto, quindi i coniugi uniti in matrimonio, il matrimonio in Italia è consentito fra un uomo e una donna. E il professor Fiore, come avete tutti sentito, ha nominato la legge, ha parlato di adozioni, così rimarcando il fatto che l'adozione è possibile quando si parla di un uomo e di una donna. Un discorso molto ampio e poi apre il fronte anche questo al discorso del matrimonio egualitario. Filippini, le sue repliche, quanto vuole precisare? Sì. Allora, rispondo al professor Fiore che ha parlato del fatto che abbia detto un'inesattezza. In realtà in Australia è proprio così, nel senso che invito i telespettatori, se vogliono, a controllare, basta una semplice ricerca su Google. No, in Australia, perché all'inizio aveva detto che... Sì, no, non dubito sulla veridicità di quanto affermato. Ho detto, il fatto che sia regolamentato da una legge che consente di poter usufruire o utilizzare, anzi, il corpo di una donna a titolo gratuito, per me è ancora peggio, che si presta gratuitamente, dico, la dice lunga sul fatto che ho i miei dubbi che una donna si possa offrire gratuitamente per gestare un figlio per 9 mesi. Ho i miei dubbi. Che vi sia la legge, condivido, sarà certamente vero, per carità, non dubito questo. Sì, sì. Allora, sul fatto dell'utilizzo del corpo della donna è una questione morale che sicuramente riguarda le donne che vengono coinvolte, nel senso che io non dubito che una donna possa invece prestarsi alla pratica qualora lo voglia, e io penso che ognuno del proprio corpo possa fare quello che vuole, e sicuramente né io né lei né nessun altro può giudicare cosa fare del proprio corpo, del corpo degli altri, nel senso. Certamente è un problema morale che però deve svincolare dall'ambito politico, nel senso che la gestazione per altri è una cosa che c'è, e questo non significa che se lei pensa, giustamente, un'opinione rispettabile, che sia una pratica moralmente sbagliata, non significa che altre persone, dato che la pratica esiste, possano ricorrere ad essa. Lei citava Vendola, Vendola probabilmente ha fatto un giudizio morale diverso ed ha ricorso alla pratica. Questo non significa, ovviamente ci sono altri tipi di adozione, poi se vuole un giudizio morale anche da me, io glielo dico chiaramente, personalmente io penso che ricorrerei ad altre pratiche di adozione, perché ci sono tantissimi modi di adottare un bambino, ci sono gli orfanotrofi pieni e io penso che un bambino sarebbe ben contento invece di stare in orfanotrofio ad avere due genitori uomini o due genitori donne, io penso che non ci sarebbe nessun problema, anzi il bambino ne sarebbe ben felice. Detto questo, il problema, ripeto, non ha niente a che vedere con la stepchild adoption e con la legge Cirinnà. E io volevo sottolineare, non volevo creare questo grande ginepraio sulla gestazione per altri, volevo solo sottolineare la curiosità che pone il fatto che la gestazione per altri esiste da lontano 1985, quindi per capirci da quant'è che è in vigore questa pratica, e di come invece si sia cominciato a parlare di questa solo dopo l'approvazione della Cirinnà.
o dopo la quasi approvazione della Cirinnà. È un fatto curioso, perché le due cose sono completamente svincolate l'una dall'altra, e questo dimostra soltanto di come si sia fatto propaganda elettorale su questo tema, come su molti altri temi. Per quanto riguarda... Sì, ora volevo parlare della legge sull'omofobia. No, se mi consenti prego. Di completare, sì. Esiste già in Italia la possibilità che un single può adottare, non è vero che non c'è l'adozione per casi particolari, dove si parla di continuità affettiva nei confronti del minore, e quindi il single può adottare il minore orfano col quale ha avuto un rapporto di continuità, perché la legge guarda la continuità affettiva. E c'è stata un'importante sentenza della Corte di Cassazione in merito a un caso che è stato anche oggetto di cronaca, dove il legislatore invita, la Cassazione invita il legislatore a regolamentare meglio questa situazione al fine di consentire l'articolo 44 della legge sull'adozione in casi particolari. Quindi pensiate a un bambino orfano il cui parente prossimo può tranquillamente adottarlo, o addirittura un bambino proveniente da un paese straniero che però non può essere dato in preadozione. La preadozione è un termine di un anno, che è una forma di preadozione, preadottivo. Quindi un single può tranquillamente in questo caso adottare, però è un caso di un'adozione particolare, infatti si chiama adozione per casi particolari. Cosa giusto succede? Per completezza. Fiore, vedevo, voglio. È stato corretto quando ha letto l'articolo sull'adozione, ma esiste anche l'adozione del maggiorenne, l'adozione in casi particolari, giusto per non fare poi confusione in chi ci sente da casa. Voglio ricordare. Mi blocco. Voglio ricordare a beneficio dei telespettatori anche l'articolo 44,D. Della legge 184 dell'83, la legge sulle adozioni appunto, prevede casi particolari, quello citato adesso dall'avvocato Lupo, circa l'adozione da parte del soggetto singolo, cioè del figlio del secondo soggetto. No, non si parla di rapporto parentale, del soggetto singolo che abbia avuto rapporto con questo. Cioè è rimasto la Cassazione, o meglio dei tribunali, quindi tribunale di Roma e altri tribunali, hanno utilizzato questo articolo 44 per concedere appunto l'adozione ad alcune coppie, quindi parliamo di una coppia di due donne e ad altre coppie. Su questo punto, e proprio i popolari liberali, ma insieme a tutta un'altra schiera di senatori, hanno fatto un sit-in proprio davanti alla Corte di Cassazione, perché hanno chiesto, e insieme a loro anche la Procura Generale della Cassazione ha chiesto, a che le sezioni unite della Cassazione si possono esprimere su questo punto, perché si sta avendo il caso in Italia che vengono adottate, a seconda dei tribunali in cui uno si trova, vengono adottate o meno, o vengono accolte o meno, le richieste di coloro che vogliono adottare. Allora, la Cassazione dovrebbe esprimersi su questo punto, ma attualmente, attualmente è solo la prima sezione, che è gestita da un magistrato che la vede in un certo modo, ha dato il via libera ad alcune adozioni. Ma la Cassazione in genere dovrebbe, o meglio le sezioni unite, dovrebbero esprimersi su questo punto. Okay. Ritorniamo al tema dell'omofobia. Una legge è assolutamente indispensabile, sia per un fatto proprio di cultura, ma anche perché ci sono dei fenomeni dilaganti di violenze inaudite che stanno davvero riempendo le cronache locali e nazionali. Sì, chiudo soltanto un attimo la parentesi, visto che poi si ricollega anche a questa legge, perché sono comunque tutte cose abbastanza collegate tra di loro. La questione delle morale delle adozioni c'è effettivamente. Il problema è che la politica dovrebbe servire i cittadini senza distinzioni. Le questioni morali dovrebbero stare fuori dalla politica, perché sono qualcosa di personale. Quello che può essere moralmente sbagliato per me può essere moralmente sbagliato per un'altra persona, e può essere invece moralmente giusto per un'altra. Quindi questo è un grosso problema. Tuttavia l'importante è che, se certe situazioni ci sono, devono essere regolamentarizzate. Quindi la legge deve dare delle risposte e la politica deve dare delle risposte. Queste risposte non devono essere risposte morali, devono essere risposte basate sulla realtà dei fatti, che contemplino tutte le diverse sfaccettature che la realtà può avere. Questo per chiudere il discorso. Per quanto riguarda invece la legge sull'omofobia,
è un altro fattore molto molto importante, è un altro fattore, anche qui l'avvocatessa potrà confermare, su quale siamo fanalino di coda in Europa e non solo, infatti vedo che scuote la testa. C'è stato un tentativo con la legge Scalfarotto, che è rimasta anche lì per il solito ostruzionismo, bloccata per penso 2 anni qualcosa in Senato. Era passata alla Camera e poi al solito al Senato è bloccata. Una legge che era partita ovviamente come estensione della legge Mancino, che è una legge abbastanza anzianotta, perché è una legge del 93, qui invece si parla di temi che vanno avanti in maniera molto spedita. Una legge che la Mancino aveva bisogno effettivamente di un ampliamento sul tema dell'omotransfobia. Mi piace più usare omotransfobia rispetto a omofobia, perché contiene un ventaglio più ampio. Una legge che anch'essa, per cercare l'approvazione, ha dovuto ricorrere a un contentino, ovvero il famoso emendamento Gitti, che è un emendamento che è costato molte proteste anche dal movimento LGBT, che praticamente prevede che episodi ovviamente dei quali previsti dalla legge, ovvero episodi di discriminazione, non venissero applicati in caso che a praticarli fossero gruppi, per esempio politici, sindacali o religiosi. Quindi, poi questo magari potrà approfondirlo meglio anche qui, siamo sul tema legale, però un annacquamento della legge abbastanza importante, che la rende in pratica un nonsense. C'è bisogno, a nostro avviso, per possibile, di una legge contro l'omotransfobia seria, che contempli, che sia ampia e che contempli tutti i casi che purtroppo sentiamo ogni giorno. Noi molto spesso diciamo ce lo chiede l'Europa, no? Sì, ce lo chiede anche l'Europa, perché su questo, come già detto, siamo fanalino di coda in Europa, ma ce lo chiedono soprattutto i fatti di cronaca che ogni giorno sentiamo. Basta vedere un telegiornale o leggere un giornale per rendersi conto e per vedere qual è la situazione. Vediamo del ragazzo con i pantaloni rosa che si suicida, vediamo del ragazzo alla stazione vicino a Firenze che è stato malmenato perché omosessuale, o della ragazza che a Roma è stata picchiata dal padre perché è scoperta con un'altra ragazza. Questi sono episodi che purtroppo accadono tutti i giorni. Io sento dire, purtroppo, che questa è libertà di opinione. No, questa non è libertà di opinione, perché la libertà, qualsiasi tipo di libertà, quindi anche quella di opinione, finisce dove inizia quella dell'altra persona. Quindi la discriminazione non è libertà di opinione. E a mio avviso, ora dico una cosa un po' forte, però a mio avviso chi parla di libertà di opinione su questo ambito è semplicemente complice di ogni ragazzo che viene picchiato, di ogni suicidio, di ogni cosa purtroppo truce e brutta che succede riguardo a questo tema. Quindi noi, di possibile, siamo senza se e senza ma per una legge contro l'omotransfobia che permetta alle persone omosessuali e transessuali di vivere la loro vita tranquilli, in libertà, alla luce del sole. Giralupo, anche questo è tema della sua attività, sì, di consigliere di parità. Confermare che purtroppo anche nella nostra città sono accaduti episodi, grazie a Dio, sporadici, ad opera soprattutto di bulletti, di ragazzini, perché poi tutto l'alveo di questo tipo di derisioni e maltrattamenti da ricollegare a qualcosa che dirò dopo. Ora, la legge sull'omofobia non è altro che una legge che vuole rendere aggravante il problema della discriminazione per tendenze sessuali o altro, perché chiunque maltratta un'altra persona è comunque punito per maltrattamenti, però è un aggravante se tu maltratti questa persona o lo picchi o lo discrimini per ragioni di tendenze sessuali. Beh, io vorrei ricordare che il 27 gennaio abbiamo ricordato la giornata internazionale sulla Shoah e che gli omosessuali erano penalizzati e venivano mandati nei campi di concentramento, perché non soltanto nei campi di concentramento ci sono andati gli ebrei, ma ci sono andati anche i delinquenti comuni, i delinquenti contro la politica, ma ci sono andati anche gli omosessuali che avevano una bella coccarda rosa come la stella di Davide, no, per gli ebrei. Quindi la discriminazione è una cosa che parte da lontano. Ben venga una legge, non ci deve spaventare una legge che possa creare un aggravamento per questo tipo di reati, però io farei un discorso dell'educazione civica che parte dai più piccoli, perché guarda Luigi, noi dobbiamo partire sin dalle scuole, perché anche il bullismo non è altro che una manifestazione di prepotenza che un bullo esercita nei confronti del diverso, che può essere il bambino cicciottello, può
essere la bambina con l'apparecchio, può essere un bambino taciturno, può essere un bambino disabile e può essere un bambino che può avere un atteggiamento diverso dall'altro. Quindi l'omofobia, io ritengo, sono fermamente convinta che si possa sconfiggere partendo da un'educazione alla tolleranza che deve partire dai più piccoli, che devono accettare l'altro, il diverso a prescindere, per poi lavorare. E tu sai bene che come consigliera di parità più volte ci siamo occupati di questo tipo di discriminazioni che ahimè hanno visto coinvolte giovani donne e giovani uomini proprio perché additati e discriminati e maltrattati per la loro tendenza sessuale. Quindi abbiamo l'Italia non è fanalino di coda, guarda, ripeto quello che ho detto all'esordio di questa trasmissione, è il legislatore che si muove con dei tempi elefantiaci rispetto alla richiesta di cambiamento, di ammodernamento che proviene dalla società, e la società vuole un cambiamento e il legislatore è sempre un po' più lento a recepirlo, ma poi ci arriviamo. Fiore, sull'omofobia penso che si tratti ovviamente di una battaglia comune che prescinda dai colori politici. Ma allora, io devo dire, riguardo al problema dell'omofobia, io penso sia un problema non giuridico ma un problema culturale. Non si può regolamentare il comportamento delle persone nei confronti dei, in questo caso, diversi, insomma, perché purtroppo viene considerato, noi non li consideriamo diversi, noi consideriamo una parte della società gli omosessuali, però c'è qualcuno che li considera diversi. Allora, a questa gente che li considera diversi, noi non possiamo imporre per legge un comportamento diverso, noi non possiamo assumere l'aggravante per un fatto compiuto nei confronti di un omosessuale, perché in questo modo saremmo fortemente discriminanti noi nei confronti degli omosessuali, perché diremmo che questi hanno una diversità rispetto alla normalità, invece così non è, il fatto è che deve entrare nella cultura generale che il cosiddetto diverso non è diverso, ha solo una tendenza di genere diversa, un orientamento strettamente personale che nulla ha a che vedere con la sua vita sociale, con la sua vita di relazione. Allora, fare una legge che vuol dire che è un aggravante quella di perseguire o di picchiare, quello che succede purtroppo in alcune città, ma non sempre, perché poi io dico sono casi sporadici che avvengono, così come avvengono, come dice giustamente l'avvocato Lupo, per quanto riguarda il bullismo. Non è che il bullismo sia un fenomeno così esteso, purtroppo avviene in alcune realtà, fra alcune fasce di ragazzi. Allora, come dice giustamente l'avvocato Lupo, è un fatto culturale, cioè già da bambini i bambini devono essere educati a capire, a comprendere che ci sono delle diversità, questa è la nuova realtà. Fino a pochi decenni or sono, purtroppo questo veniva nascosto, veniva considerato come un fatto da non dover far sapere laddove mai esistesse in famiglia un fatto del genere. Oggi finalmente si comincia ad uscire, quindi a comprendere appunto che è un qualcosa che non incide sugli interessi degli altri. Filippini, proprio al volo, perché poi abbiamo la pubblicità e poi sul fatto dei casi sporadici ho visto che sì, tentennava un po'. Purtroppo, magari fossero casi sporadici, purtroppo non sono casi sporadici, sono... Scusa se interrompo, nella nostra città, chiedo conferma all'avvocato, non mi sembra che casi ci siano... Eclatanti, no, casi... Siamo abbastanza civili, parlavamo in generale, siamo abbastanza civili da questo... parlavamo di Tarma, chiedo scusa, il discorso era più ampio. Se per casi sporadici parliamo di quando ci scappa il morto... È una... No, assolutamente. Se per casi sporadici parliamo di qualsiasi tipo di discriminazione, e io ne ho viste veramente tante, allora è un altro paio di maniche. E purtroppo le assicuro che ce ne sono veramente tante. Vivendo tra i giovani le assicuro che le discriminazioni per il diverso, che sembra una parola incredibile, ma in realtà è una bella parola, perché le diversità dovrebbero essere accettate, anzi sono frutto di scambio, di interscambio anche culturale tra le persone. Trovo anzi che sia la diversità sia proprio una cosa bella. Le leggi, tra l'altro, dovrebbero essere fatte
non solo per curare, ma anche per prevenire. Quindi ben venga una legge contro l'omotransfobia che regolamentarizzi la questione. Tra l'altro sulle persone trans vorrei sottolineare, sui transessuali, oltre al fatto che abbiamo delle leggi vetustissime, sul problema del lavoro. I tempi molto, molto lenti, non mi ricordo la parola che ha usato l'avvocato, elefantiaci, giusto? Non mi piaceva ripeterla. Ci sono, per esempio, nel cambio dei documenti per le persone transessuali, e questo impedisce a loro di trovare lavoro, e molto spesso vengono discriminate proprio sul luogo di lavoro, e questo porta al problema della prostituzione. Ecco, questo è un esempio, però ne potrei fare tantissimi, anche appunto per parlare di transfobia e non solo di omofobia. Io trovo che la legge invece sia necessaria. Se io vado per strada a insultare una persona di colore, in quanto di colore, giustamente prendo e vengo portato in caserma. E dovrebbe essere così anche per i reati di omofobia. E come mi trovo anche molto d'accordo su quello che ha detto l'avvocatessa, trovo che sia molto importante educare nelle scuole. Le scuole devono essere il punto di partenza dove le persone vengono educate non solo alla matematica, all'italiano, alla cultura in generale, ma anche al rispetto reciproco. Andiamo in pubblicità, incombono gli obblighi. Beh, un momento importante per Polifemo. Siamo su Sky, sul canale 879 della piattaforma Sky, ci stiamo occupando del tema, della problematica, delle problematiche relative ai diritti civili, e abbiamo in collegamento telefonico il senatore Carlo Giovanardi. Grazie senatore per aver aderito al nostro invito, per alcuni minuti cercheremo di renderla partecipe di questa trasmissione, ovviamente con riferimento alle posizioni dei popolari e liberali. Senatore, in un primo tempo una posizione, diciamo, di così avete mal digerito in un certo qual modo le unioni civili, il no alla Cirinnà e tutta una serie di posizioni contrarie. Penso il no secco al discorso della stepchild e quindi la mutilazione che la stessa Cirinnà ha subito. Ecco, la vostra posizione la conosciamo, ma soprattutto le ragioni intrinseche a queste scelte. Ma la nostra posizione, che dall'inizio era stata molto chiara, nessuno ha vinto l'elezione nel 2013, nessuno. Tant'è vero che Berlusconi vuole un governo di larghe intese per fare la riforma costituzionale, la legge elettorale e poi andare al voto. E il problema è stato che invece Renzi, Presidente del Consiglio, si è comportato come se l'elezione l'avesse vinta, imponendo con la fiducia, dal nostro punto di vista anche con l'abdicazione al suo ruolo di Luca Alfano, il nuovo centrodestra, che hanno avallato tutto quello che Renzi ha proposto, ponendo anche la fiducia, e noi abbiamo detto chi vince l'elezione ha tutti i diritti di fare anche una rivoluzione antropologica, di introdurre questa sorta di matrimonio gay, oppure di combattere per cose che noi non condividiamo assolutamente, l'adozione dei bambini, l'utero in affitto, eccetera, ma se vince le elezioni, non se impone, avendo preso il 30%, un programma che è il suo ma non è stato mai condiviso dagli altri. Questo vale anche per gli incidenti stradali, vale per tanti provvedimenti, quindi siamo usciti dalla maggioranza, abbiamo dato la sfiducia, abbiamo fatto tutta la campagna per il no al referendum, perché quello che era stato scritto era una cosa veramente indegna, e abbiamo assunto una posizione chiara proprio di rifiuto di queste forzature. Volevo entrare proprio nel merito delle posizioni proprio ideologiche, perché comunque il fenomeno c'è, e comunque, ripeto, l'Italia in tema di diritti civili risulta abbastanza molto arretrata rispetto ad altri paesi europei. Mi scusi, quale fenomeno? Quello di comprare bambini? Cioè quello di spendere 150.000 euro per andare a fare quella simulazione ovale con ovocita, poi trovare una donna da comprare e quando partorisce il bambino glielo si porta via, questo bambino da parte di una coppia uomo-uomo, negando al bambino il diritto di avere un padre e una madre, questo è un reato, questo è un reato penalmente perseguibile fino a 2 anni di carcere nel nostro paese.
Poi se uno va a procurarselo in India, nei paesi sottosviluppati, che trova donne che per disperazione e per bisogno si vendono il figlio, questa è una barbarie, altro che diritti civili. Questa è una vergogna che noi contrasteremo. Scusi, lo dice il Parlamento europeo, lo dice il Parlamento italiano, lo dicono le femministe, ma torniamo al tempo della schiavitù. Ecco, mi perdoni un attimo, è qui presente in studio Marco Filippini, portavoce del Comitato Aria Nuova di Firenze, di Possibile, il movimento di Civati, che voleva replicare alcune cose. Allora, innanzitutto buonasera. Allora, dicevo, la questione è un pochino più spinosa, nel senso che innanzitutto in India non è più possibile farlo, perché mi sembra dal 2015 o dal 2016, proprio in virtù dello sfruttamento, in India possono accedere alla gestazione per altri solo appunto cittadini indiani. Però più che altro, nel senso, non c'è assolutamente nessun tipo di collegamento con la Cirinna e con la stepchild adoption, perché la gestazione per altri, che poi è volgarmente detta utero in affitto, ma gestazione per altri perché le persone non si affittano, è illegale in Italia e resta illegale in Italia, sì, anche con l'approvazione della Cirinna, e sarebbe rimasta illegale anche con la stepchild adoption. Quindi è un falso problema ricollegarla alla Cirinna stessa, perché non incentiva in nessun modo l'avanzare del fenomeno. Cioè chiunque può, anche in molti paesi, anche dei single possono andare all'estero e ricorrere alla pratica. E l'obiezione è che in India non si può più, ci sono tantissimi paesi, la Cambogia, paesi dell'est. Non era un'obiezione, era una precisazione, visto che si è parlato di India. Effettivamente l'India è stato un paese in cui c'è stato molto sfruttamento, e ce ne sono altri in cui effettivamente c'è lo sfruttamento appunto della donna, ce ne sono altri in cui la donna invece non è retribuita. E comunque il problema non è questo, il problema è che la gestazione per altri, che ripeto, si chiama gestazione per altri perché le persone... No, si chiama utero in affitto ed è un'infamia. Non ho capito. È un'infamia, è. Sì, ma è, non c'è niente. Utero in affitto ed è una infamia. È illegale, resta illegale, sarebbe rimasta illegale anche dopo l'approvazione delle stepchild adoption. E questo è il punto fondante. Quindi non è assolutamente vero, è una menzogna. È una menzogna, perché con la stepchild adoption questi due signori, spendendo dai 150.000 ai 200.000 euro, tanto è gratuito, no? 200.000 euro, vanno a comprarsi il bambino o la bambina, e poi quando tornano in Italia, se ci fosse stata la stepchild, se lo adottavano per farlo diventare figlio loro. Ma sono queste le aberrazioni contro cui noi combattiamo, non i diritti, ma per l'amor di Dio, ognuno... Perché in altri paesi è legale. Ma voi mi rendete conto che state difendendo una mercificazione immonda? Allora, il Parlamento europeo ha detto che è una cosa schifosa, che va fatto il reato universale per combatterla. Il Parlamento italiano si è scagliato e voi invece dite che è una cosa normale andare all'estero, tirar fuori 200.000 euro, comprarsi, naturalmente, da persone disponibili a venderlo, per bisogno, perché è chiaro che quale è la donna che fa una stimolazione ovarica che mette a rischio la sua salute, o chi è che si fa trattare come un forno, per 9 mesi cresce dentro di sé un bambino che è figlio suo, con il quale ha un rapporto speciale e unico, e nel momento della nascita arrivano 2 uomini e glielo portano via, perché gli hanno pagato, allora, naturalmente con dei contratti capesti incredibili, perché si deve selezionare se è uomo, se è donna, il quoziente di intelligenza, la razza. E se c'è qualcosa che va male, il bambino viene abortito. Comunque, la questione, allora, prima di tutto, una donna nei paesi in cui non c'è lo sfruttamento si presta gratuitamente alla pratica. E il problema, senatore Giovanardi, è che lei ha un modo di vedere la morale che è sicuramente diverso dalle altre persone. Quindi, se una questa pratica. Io, ma no, guardi, scusi, io sono in Italia, un reato in Italia. Che la pratica c'è. Ovvero possiamo chiederti se. Ma possiamo chiederci se la pratica sia giusta o sbagliata. Anche l'omicidio c'è. Il problema. Sì, scusi? Anche il furto, la rapina e l'omicidio ci sono, Ho capito, ma questo non e allora scusi, diciamo bene l'omicidio, bene la rapina, bene il furto. L'utero in affitto è una indegnità. La domanda era sulla legge Cirinna. La legge Cirinna non c'entra assolutamente niente con questo. Questo è un problema morale che non ha neanche a che vedere col nostro paese, perché ripeto, nel nostro paese è illegale. Ed è un problema che, cioè, riguarda la moralità delle persone. In altri paesi è consentito, lei non può impedire alle persone di prendere e di farlo. Si può chiedere se sia giusto o sbagliato, non posso impedire di comprare i bambini. Ma cosa sta dicendo? Ma come glielo impedisce lei di andare faccio un esempio, rendendolo un reato universale, come ha detto il Parlamento europeo.
In Australia chi ricorre alla gestazione per altri con lo sfruttamento della donna, quindi dove la donna viene pagata, commette reato, per esempio, ok? Per esempio, ma noi non stiamo parlando di questo, senatore Giovanardi, noi stiamo parlando del collegamento tra questa questione e la legge Cirinnà, che lei, ripeto, ha detto che la legge Cirinnà incentiva questa cosa, non è vero niente, perché persone possono comunque andare all'estero e ricorrere a questa pratica. Casomai dobbiamo chiederci, ma sviscerando completamente la questione della legge Cirinnà, che non c'entra niente. Ma come non c'entra niente? Che tra l'altro è curioso che è venuta fuori solo ora, quando esiste dal 1985, e io non ho sentito personalmente, io sono giovane, ma penso che anche una persona come l'avvocatessa qui accanto a me possa confermare, non ho sentito il tema prima del dibattito sulla legge Cirinnà, visto che siete tanto vicini ai diritti delle donne. Allora il tema è stato sollevato adesso con la legge Cirinnà, e quindi con i diritti delle coppie same sex, quando in realtà è un tema che è in gioco tra virgolette dal 1985, e lo sfruttamento precedentemente anzi era ancora maggiore. Tra l'altro lei deve sapere che nei paesi dove c'è lo sfruttamento della donna, quasi tutti, gli omosessuali non possono ricorrere a questa pratica, quindi c'è anche un controsenso interno. Quindi allora, c'è da analizzare bene la questione, perché è una questione morale, è una questione spinosa, e non ci si può fare mera propaganda politica solo per raccogliere voti. Che propaganda? Ma allora, intanto questa questione di comparsi bambini, altro che 85, c'è stato un fenomeno al sud Italia, anche negli anni precedenti, di compravendita di bambini, che fortunatamente è stato stroncato, perché c'era chi andava a comprarsi i bambini dalle famiglie povere. Poi certamente ultimamente è esploso un problema, Elton John e altri, quando è apparso questa pretesa di andarsi a comprare i bambini. Il senatore Sergio Di Giudice, mio collega in Commissione Giustizia, visto che non c'entrano queste cose, appena portato a casa, dagli istituiti la seconda bambina che ha affiancato il bambino, il secondo che si è comprato. E basta leggere tutti i siti LGBT per trovare scritto che la legge Cirinnà è il primo passo per arrivare all'obiettivo dell'adozione dei bambini e della possibilità di questa genitorialità, cioè dei due uomini che si fanno il bambino. Allora in natura non esiste che due uomini possano mettere al mondo un bambino se non se lo comprano, e questo è l'obiettivo che le associazioni pubblicamente e apertamente sostengono in tutti i campi, in tutte le direzioni. Ci sono tutte le dichiarazioni della Cirinnà che rete solo il primo passo per arrivare a questo tipo di realtà, a questa rivoluzione antropologica ripugnante, chiaro? Ripugnante. Poi se lei ha la faccia tosta di sostenere che è una cosa legittima o una cosa non criticabile spendere 150-200 mila euro attraverso una selezione eugenetica per procurarsi un bambino che non saprà mai chi è sua madre, o comunque non avrà un padre o una madre, io le ripeto che c'è un abisso fra di noi. Sì, la questione che io cercavo di sottolineare, tra l'altro se vuole un giudizio morale, io non credo che ripercorrerei a questa pratica, piuttosto, visto che ci sono altri modi di adottare, adotterei da un orfanotrofio probabilmente, e bisognerebbe andare nell'orfanotrofio a sentire i bambini che sono nell'orfanotrofio, se preferiscono stare nell'orfanotrofio o preferiscono avere due genitori dello stesso sesso. Scusi, lei lo sa che in Italia per ogni bambino adottabile ci sono 10 coppie regolarmente sposate in fila che non riescono ad avere il bambino per mancanza di bambini adottabili? Perché, e così nell'adozione internazionale. C'è un problema, perché è molto difficile adottare. Perché non sono adottabili. Perché ci sono questioni, c'è un padre, c'è una madre, c'è una situazione giudiziaria, ma i bimbi adottabili, per ogni bambino adottabile, c'è una fila infinita di coppie regolarmente sposate, con tutte le condizioni, che non ci riescono proprio per queste difficoltà. E invece lei dice, arriva la coppia, arriva il singolo e se lo vado ad adottare. Scusi, prima finiamo la fila di quelli che garantiscono al bambino già sfortunato che è rimasto orfano di avere un padre e una madre. Ecco, perché sennò mettiamo in giro questa altra balla cosmica. È meglio adottare da una coppia gay che da un orfanotrofio. Balla cosmica in Italia, in tutto il mondo non esiste. A parte che nella Russia, nella Cina darebbero mai un bambino in adozione a una coppia che non sia la Cina, per esempio. Io sono stato presidente della Commissione di Adozioni Internazionali. Se vogliamo un bambino cinese, la coppia deve essere regolarmente sposata, deve avere un reddito medio alto e nessuno dei due deve essere obeso, perché secondo la i cinesi Cina non è proprio il paese non è, ma sto spiegando che se vogliamo adottare i bambini cinesi,
Queste sono le condizioni. Se vogliamo adottare i bambini russi... L'esempio della Cina è un esempio un pochino poco calzante, perché è un paese, insomma, dove non vige proprio la democrazia, quindi... E che vuol dire? Ma io sto parlando dei bambini che devono essere, trovare una famiglia. Il discorso era quanto quelli che vengono dai paesi africani, come questa centrasse con una questione ben diversa, che è quella della Cina, e che è quella della stepchild adoption, che parla di bambini che sono già nati e che già ci sono e che hanno il diritto di venire riconosciuto un genitore che per la legge non è nessuno e che invece magari lo porta a scuola, lo sostenta, eccetera, eccetera. Ma non è nessuno, non è per la legge, e non è nessuno perché non è nessuno, no, non è né il padre né la madre. Se io cresco un figlio per 10 anni lo sostengo ogni giorno, scusi, è mio figlio. E questo ma dove è il problema. No, non è suo figlio, infatti dove l'ha preso quel figlio? Tutte le cause giudiziarie su queste cose tendono sempre ad assegnare il figlio. Ma scusi, ma no, se sono orfani. Sicuramente l'avvocatessa che vedo che fa un cenno d'intesa, perché infatti è così. Quindi questo è un problema ben al di là della questione morale. Ed è squallido che in politica, la politica che deve servire i cittadini, pensi invece a pura questione morale per propaganda. Che poi può anche essere corretto fare questioni morali, ma le questioni morali sono personali, la politica è un'altra cosa, la politica deve servire i cittadini, deve relazionarsi alla realtà che ci circonda. Comunque, su questo... No, lei sta scherzando forse, cioè, no, non è che noi ci prenda per dei dementi o gente da prendere in giro. Meccanismo, io vado a comprarmi il bambino, porto il bambino in Italia, dopodiché pretendo di adottarlo, facendolo adottare a una seconda persona che non è né il padre né la madre. E quindi aggiro la legge, mi compro un bambino con questa pratica immonda e poi pretendo ma io anche parlando che il mare, lei sta parlando della montagna e sono perché, scusi, questo bambino da dove viene? Le parlo di un argomento e lei risponde con un altro. Non è questo, cioè, è l'obiettivo. Ma no, non come è siete voi sostenerlo. È un'altra cosa, la stepchild adoption, così come anche altri tipi di adozione, che tra l'altro in Italia ci sono, come anche spiegavamo prima, ci sono anche altri tipi di adozione, anche per un single, per esempio. Cioè, sono cose cioè, vanno viste per bene, non se ne può parlare così in modo, scusi, in modo generale. Parlare, ma che, guarda che io adesso sono esperto della materia, la legge l'ho fatta io. Scusi, la legge l'ho fatta io. È chiaro che se un bambino diventa orfano di padre e di madre, può avere anche un'adozione speciale con la nonna, con uno zio, con un parente, per rimanere in famiglia. Ma un bambino orfano, non di chi vendola che è andato a comprarsi il bambino e chiederà di adottarlo. È chiaro, però, il padre per esempio, ce l'ha quel bambino. Se un bambino rimane orfano con due genitori, di cui uno non biologico, che lo ha cresciuto e lo ha sostentato per 10 anni, è giusto che questo genitore non biologico sia invece riconosciuto come genitore del bambino e possa magari andarlo a sostenere all'ospedale o firmargli le giustificazioni, perché questo senza stepchild adoption. Ma questo è tutto un altro discorso, non è la stepchild adoption. Invece il discorso questo che facevamo, perché questa è la stepchild. No, assolutamente, scusi, assolutamente no. La stepchild è quando il padre biologico è vivo, c'è il compagno e i due, visto che certo, il bambino non è orfano, dicendo, lo vogliono adottare. E io le sto dicendo, se il padre biologico muore senza stepchild, l'altro non è nessuno. Non è vero, se il padre muore, ovviamente siamo nella situazione di uno, scusi, intanto, ma scusi, non è detto perché non c'è la legge. Intanto, scusi, intanto no, la legge c'è. Scusi, intanto questo bambino c'è una madre, perché se muore il padre c'è la madre. E poiché in tutte le sentenze, anche recentemente, sul diritto dei bambini quindi di sapere chi è la madre. Per esempio una madre, faccio un esempio che potrebbe, un esempio molto, molto banale, una madre che magari scappa, diciamo, e non accetta il figlio, con invece due padri, di cui uno ovviamente biologico e l'altro non biologico, dopo 20 anni il padre biologico muore, quindi è giusto che il ragazzo venga affidato alla madre che è scappata per 20 anni? È un esempio. Ma cosa state dicendo? Ma quali due padri? Quelli non sono affatto due padri. Ma cosa state dicendo? Ma voi forzate la natura, forzate i dati della realtà, altro che ideologia. Ma siamo al vaneggiamento puro. Ma quali due padri? Ma stiamo scherzando? Io le ho fatto una domanda ben precisa. Le ho fatto una domanda, saranno i giudici. Una madre che scappa per 20 anni. Poi si venga visto affidare il figlio perché il padre biologico muore con un altro padre che l'ha campato per 20 anni? Le pare giusto? Intanto, le pare corretto? No, intanto lei sta facendo dei casi specifici che saranno i tribunali dei minori diciamo 15, a valutare in questa situazione, diciamo, se, scusi, saranno i tribunali dei minorenni a stabilire in questa situazione, nell'interesse superiore del bambino e sentito il bambino, che cosa
nell'affidamento, più che siamo in un rapporto fra persone viventi, il bambino, il giudice, e il problema è questo, sentito anche il bambino, è necessaria la legislazione proprio per questo motivo, perché non, ma quale legislazione sarà caso per caso? Ma scusi, perché lei stabilisce per legge che il bambino non viene dato alla madre, o la madre non lo può vedere perché c'è il compagno del padre che se lo vuole accaparrare? Ma cosa sta dicendo? Capita tot sentenze, ci sono delle posizioni completamente diverse, e questo è il bello della democrazia. Si pensa, no, ma io vi ringrazio voi, però io rispetto tutte le opinioni. Ma io vi ringrazio. Lei la pensa in un modo, possibile Filippini la pensa in un altro, è questa la democrazia. Ma io ho solo detto che dal punto di vista giuridico, questo, sono state dette cose che saltano a piedi pari i tribunali dei minorenni, 100 anni di esperienze minorili, il principio che in ogni caso chiaramente va tutelato l'interesse superiore del bambino. Mica, ma la madre è scappata, quindi... Ma che lei fa? Fa la fattispecie e fa il processo? Il bambino è giusto che se lo prenda chi lo ha campato per anni. Va bene. No, scusi, guardi che questa cosa anche recentemente, quando hanno trovato coppie che erano andate a prendersi il bambino all'estero in maniera illegittima, gliene ha portato via e è andato in adozione ad un'altra coppia. Non è che se uno va a rubare un bambino e per 5 anni lo cresce e poi il bambino se lo tiene perché l'ha usucapito, se originariamente se l'è portato via. Non esiste la usucapazione del bambino, non esiste. Va bene, va bene, va bene, va bene. Intanto la ringrazio, senatore, le passo in collegamento l'avvocato, il professor Angelo Fiore, vorrà dire qualcosa, pur essendo ovviamente della stessa linea, essendo il referente locale di Popolari e Liberali. Sì, senatore, io la ringrazio per la chiarezza con cui ha espresso il pensiero. Naturalmente ci sono delle posizioni diverse, sicuramente non ideologiche ma morali, che ho già rappresentato all'amico Filippini e che adesso, sulla base proprio di quanto è stato detto, cercherò di chiarire ancor meglio, perché in effetti c'è un po' di confusione fra quelli che devono essere i rapporti fra chi adotta e chi viene adottato e chi ha la possibilità in Italia per legge di poter adottare. Questo è già sancito, evidentemente va meglio chiarito. Okay. Grazie comunque. Ecco, per... c'è anche l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità, senatore, della provincia di Taranto. Mi ha fatto piacere sentirla, io sono l'avvocato Gina Lupo, sono il consigliere di parità della provincia di Taranto. Stamattina facevamo un discorso molto ampio, le adozioni è soltanto una piccola parte di quello che ci è stato detto a proposito delle discriminazioni. Sono d'accordo su quanto lei ha detto, perché ci sono poi tribunali che fortunatamente pongono l'interesse del bambino al primo posto e soprattutto la necessità di una continuità affettiva del bambino. Quindi i tribunali non sono fatti da automi, ma sono fatti da persone che conoscono la norma e mettono al centro soprattutto le esigenze, la cura e la tutela dei più piccoli. La saluto tanto. Grazie senatore, la ringrazio per la disponibilità, ferma restando ovviamente la diversità di opinioni, tot capita, tot sentenze. La ringrazio senatore. Bene, dopo questo dibattito intenso col senatore Giovanardi, pubblicità. Bene, rieccoci, ultima parte di Polifemo, riprendiamo il nostro giro, abbiamo dei tempi abbastanza contingentati. Marco Filippini, portavoce di Area Nuova Firenze, di Possibile, la problematica della uguaglianza, l'uguaglianza che è nel simbolo proprio di Possibile, un'uguaglianza che voi rivendicate anche e soprattutto in ambito di diritti civili. Avete le unioni civili, il discorso del legislativo è stato, voi lo considerate un punto di partenza, non certo un punto di arrivo, e avete definito la linea del PD abbastanza un po' morbida, un po' ha voluto dare il contentino secondo voi? Dal simbolo ovviamente, noi abbiamo messo al centro l'uguaglianza perché riteniamo che l'uguaglianza in un paese civile porti benessere. L'Italia purtroppo è un paese in cui ci sono molte disuguaglianze. Noi abbiamo fatto nel 2016 una campagna puntando proprio a candidare il tema dell'uguaglianza, proprio perché, come ho detto, abbiamo parlato adesso di diritti civili. Sì, per noi la Cirinnà non è un punto di arrivo. Il nostro timore, anche se ci auspichiamo che non sia così, è quello che con la legge Cirinnà, poi mutilata anche dalla questione Stepchild,
no, si accantoni il tema e non se ne parli più per anni. Invece la legge Cirinnà ben venga, perché è un buon punto di partenza, però per esempio il nostro segretario l'ha definita timida. Timida perché non equipara ancora al 100% le coppie omosessuali alle coppie eterosessuali. Noi auspichiamo alla fine il raggiungimento del matrimonio egualitario, senza se e senza ma. Per quanto riguarda sempre il tema dell'uguaglianza, io vorrei sottolineare in Italia un altro tema che forse anche qui probabilmente mi troverò in accordo con l'avvocatessa, è quello della questione femminile. Lo stipendio medio di una donna è in media più basso di quello di un uomo, e anche questa è, per fare un altro esempio di uguaglianza, una questione da affrontare. Noi troviamo che il PD abbia avuto linea morbida, sì, sulla questione Cirinnà, per vari motivi, sia per le contraddizioni che ha al suo interno, perché il PD è un partito molto grande che ha in suo seno una forte componente conservatrice, sia per le contraddizioni nate dalle alleanze che ha dovuto stabilire per un Renzi che non è passato ovviamente da elezioni. Per questo, e non solo in questo, un altro esempio che potrei fare, gli 80 euro, i bonus, no, i cosiddetti bonus, che poi sono molto forti dal punto di vista elettorale, però vanno un po' in barba, tra virgolette, a quella che è la progressività, che dovrebbe essere un tema invece molto forte e caro alla sinistra. E invece col PD questo si è un po' perso, con l'ultimo PD. Faccio l'esempio degli 80 euro, ma un esempio ancora più calzante è quello dei recenti 500 euro, cioè dare dei soldi a un ragazzo giovane da investire in cultura in realtà è anche una buona idea, però dove sta lo slogan? Lo slogan sta: diamo a tutti 500 euro. Il problema è che questi 500 euro li prendono allo stesso modo il figlio dell'operaio e, faccio un esempio abbastanza calzante, il portiere del Milan, che è un 99, un ragazzone del 99, che però prende 1 milione di euro l'anno. Cosa potrebbero mai servire 500 euro al portiere del Milan, Donnarumma, quando 500 euro stessi li prende il figlio di un operaio? Ecco, la progressività in questo senso c'è bisogno un attimo di recuperarla, perché è un tema che dovrebbe essere caro alla sinistra, e anche in questo senso l'uguaglianza. L'uguaglianza non è dare a tutti la stessa cosa, ma fare in modo che tutti possano arrivare allo stesso livello, quindi dare, a seconda del punto di partenza, la possibilità a tutti di arrivare allo stesso livello. Gina Lupo, sul discorso di questa normativa sulle unioni civili come punto di partenza e non punto di arrivo, è tutto in itinere. Ma questo PD, diceva Filippini, dire, è stato morbido. Devi dire qualcosa, perché è sì. Giovane. A me beh, piace, però devo dire è a preparatissimo. A me piace, perché io quando ho visto un suo video sul referendum costituzionale, io no, ecco, ma da dove è uscito questo? I giovani sono appassionati, no? E hanno un loro ideale, quindi ben vengano i ragazzi che appunto invece di bighellonare hanno questo amore per la politica, no? Questo amore per la passione, però poi bisogna fare attenzione a non dire delle cose inesatte, perché non è vero che lo stipendio dell'uomo e lo stipendio della donna sono diversi, sarebbe proprio illegale, no, e si interventerebbe. La verità è che le donne difficilmente occupano posti di prestigio come quelli degli uomini, tipo i manager, eccetera, guarda caso sono tutti maschietti e non sono donne, e che quindi gli stipendi sono assolutamente uguali. Ben venga la questione delle 500 euro per la cultura, perché quello è stato un incentivo. No? Si è voluto dire, noi te li diamo, è un po' quello che si viene detto, viene dato anche gli insegnanti hanno un bonus attraverso cui lo possono spendere con interventi culturali, cioè l'amore della cultura, ben vengono questi incentivi per poterlo fare, perché io che vado a teatro, tu lo sai, come assessore della cultura, vedo tanti giovani, vedo tanti veramente ragazzi e ragazze a sentire le orchestre, no, ma lui diceva a sentire la musica. Diceva il discorso del quantum. Ora, il discorso femminile è una serie di discriminazioni che le donne ancora oggi subiscono sul posto di lavoro: non vengono per esempio assunte se hanno figli o se sono in età di poterli avere, queste sono le cose vere, possono subire delle discriminazioni con anche approcci pesanti sul posto di lavoro, è un discorso culturale che dobbiamo combattere come ufficio della presidenza della consigliera di parità, tu sai quali sono i problemi e le problematiche che la donna oggi denuncia, ma è un discorso anche che ci dovrebbe far arrivare poi nel femminicidio, nel non rispetto delle umano. Allora torno a quello che ho detto prima, l'educazione dei più piccoli, che passa da essere rispettosi nei confronti di tutti, da parte dei maschietti nei confronti delle bambine, nei confronti del bambino disabile, nei confronti del bambino diverso da noi, ecco che poi partiamo dal punto d'inizio attraverso un'educazione civica, un'educazione al rispetto che deve partire dai più piccoli. Angelo Fiore, le conclusioni e poi
abbiamo avuto un dibattito ultra ampio, extra proprio, e poi anche in ambito di unioni civili, la posizione, il centrodestra, mi riferisco a Forza Italia, sta modernizzandosi per certi aspetti. Le differenze tra la vostra area e Forza Italia. Forza Italia sembra accettare, voi rimanete fortemente ideologizzati. Ma intanto io vorrei sgomberare il discorso da questo ideologizzati, perché noi non siamo affatto ideologizzati. No, ideologia nel senso ognuno c'ha un'ideologia, per carità, non era una critica. No, per l'amor di Dio. L'ideologia è una cosa e la morale è un'altra. E il nostro non è un discorso ideologico sulle unioni civili, il nostro è un discorso culturale, morale, naturale. Noi stiamo parlando, ci opponiamo a quelle che sono, abbiamo detto, le unioni civili, non già e non tanto al riconoscimento dei diritti che sono sacrosanti, vanno riconosciuti perché oggi la società è mutata e quindi i diritti civili, proprio perché quel termine civile ha un ampio spettro di valore, proprio perché i diritti civili devono essere assolutamente riconosciuti. E mi riferisco per esempio non già alla giustifica, alla banalizzazione della giustifica del bambino a scuola, ma a diritti importanti, quali la reversibilità per esempio, che noi abbiamo accettato, abbiamo condiviso e abbiamo detto è una cosa valida e sacrosanta, il riconoscimento dei diritti da parte dell'altro componente, la coppia a poter accedere a tutte le informazioni in ambito sanitario, in ambito giudiziario, in ambito carcerario, cioè in tutte quelle situazioni laddove è necessario che vi sia un riconoscimento da parte dello Stato di questa unione. Quindi noi non siamo affatto contro questa posizione, nuova realtà. La nostra posizione non è affatto ideologica, ma è naturale. Siamo cioè per natura convinti che il matrimonio debba avvenire fra un uomo ed una donna, non perché ideologicamente l'ha detto il senatore Giovanardi, ma perché è nella natura delle cose, da che il mondo è nato. Non lo dice la Chiesa, non lo dice nessun altro, lo dice la natura. Quindi questo non è assolutamente un concetto ideologico. Per cui noi saremo apertissimi e saremo sempre favorevoli ad introdurre vantaggi ed equiparazione fra chi oggi, ripeto, tra virgolette, è considerato diverso e chi è considerato normale. Riguardo invece ad altri problemi, i problemi nascono e vengono risolti per legge proprio perché nascono. Il legislatore non può uscire la mattina di casa e legiferare su qualcosa che non sa essere il bisogno della collettività. Quindi è la collettività che chiede a gran voce la modifica o l'introduzione di una legge e il legislatore quindi legifera perché questo venga normato. Per il resto, ripeto, noi non siamo assolutamente contrari. Per quanto riguarda invece il discorso, perché si ricollega a questo, sull'omofobia, devo dire che è un discorso fortemente culturale che non possiamo normare legislativamente, perché andremmo, io dico, ad innescare un problema di distinguo, quindi di discriminazione fra un soggetto e l'altro. Per cui attenzione, se io devo dare, voglio fare un caso di scuola, se mi trovo in una rissa dico allora attenzione, mi trovo un nero, un gay ed un normale, spacco la testa al normale perché se la spacco al gay o al nero avrò una aggravante perché è discriminatoria. Ma stiamo scherzando? Okay. Cioè, la violenza va punita in quanto violenza, a prescindere da chi è il soggetto che subisce la violenza. L'aggravante è nell'atto, non nel chi riceve la violenza. Se mi permette una piccola precisazione più che altro a quello che ha detto Gianluca, perché sul normale nero non commento.
Sulla questione dei 500 euro come prima cosa, sì, io ho detto, nel senso, era una buona idea, ok? Il problema sta nella progressività, cioè dove sta la propaganda e dove sta invece il tema del fatto di dire questi 500 euro è giusto che il portiere del Milan li prenda allo stesso modo come progressività, c'è bisogno di una maggiore progressività da applicare alle idee, comunque ripeto, okay. Investire sulla cultura potrebbe essere una buona idea. Sull'altra cosa invece io sono abbastanza sicuro, che poi invito i telespettatori a controllare, mi prendo il rischio, che al di là di che la media al di là di quello che ha detto lei sul giusto collocamento delle donne rispetto agli uomini, proprio che la media in parità del ruolo lavorativo svolto delle donne sia inferiore agli uomini di stipendio. Mi prendo il rischio, controllerò. Lo vedremo, anche perché avremo modo di invitare Marco Filippini in altre circostanze, perché è una voce libera, è una voce fresca e quindi è giusto dare spazio. Beh, una puntata bella, ricca, tanti concetti, tante posizioni, magari anche diametralmente opposte, ma questo è Polifemo, la voce libera, senza bavagli, un Polifemo che spazia per l'Italia. E allora ringraziamo Marco Filippini, grazie. Portavoce di Aria Nuova Firenze, del Movimento Possibile, sì, di Pippo Civati. Ringraziamo l'avvocato Gina Lupo, assessore del Comune di Taranto alla Cultura, Pubblica Istruzione, nonché consigliere di parità della provincia di Taranto. Ringraziamo il professor Angelo Fiore, componente della Direzione Nazionale dei Popolari e Liberali. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, ora siamo anche su Sky, canale 879 del Digitale Terrestre, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo. Buonasera.